di Dean Oakley, primo contatto con questa situazione particolare, comunque a Livigno, perché non siamo in bassa quota, però siete costretti a venire qua perché dall'altra parte non c'è la neve. Com'è andata? Ma sarebbe stato in programma Beto Stölen, purtroppo la neve non era a posto e l'hanno tenuta fino alle gare. Siamo stati costretti a fare qualche giorno in ghiacciaio e poi venire qua a Livigno, dove almeno su una pista preparata perfettamente con neve artificiale veloce si riesce a fare dei lavori produttivi che ci faranno bene in vista delle prime gare. A proposito di prime gare e anche comunque di quello che è il vostro sport, ci quantifichi in qualche modo quanti sono i chilometri che avete fatto quest'estate, d'inverno, quanta mole di sci fate in termini proprio di misure? Sì, infatti il nostro sport non sono solo le gare, la vera fatica si fa in allenamento, tutta l'estate, tutto l'autunno, in primavera abbiamo qualche settimana di riposo, ma alla fine è uno sforzo continuo, tante volte molto bello, ma tante volte, ogni tanto, come tutti i lavori, è pesante anche il nostro, però siamo molto privilegiati che d'estate possiamo usare tanti mezzi di allenamento. Più abbiamo la palestra che facciamo tanta forza, la piscina, uno sport molto vario che ci è più facile fare la fatica così, invece di un nuotatore che fa 6.000 vasche al giorno, penso che come testa deve essere ancora molto più difficile motivarsi. Ultima cosa, non so se lo sai, Livigno viene soprannominata il piccolo Tibet. Possiamo davvero dire, visto che soprattutto questa stagione, ma anche le prossime, soprattutto ci sarà sempre più concentrazione, come una sorta di campo base dei fondisti, se vogliamo, no? Cosa ne pensi di questo piccolo Tibet italiano? Ma Livigno è un posto favoloso. Noi d'estate non siamo mai venuti qua, però tipo gli stranieri, i norvegesi, i svedesi, praticamente tutti passano dei mesi qua a Livigno, che hanno un'alta quota, che loro che vivono tutti in bassi hanno per correre, per camminare, anche per andare con gli skiroll, tante salite, pianura, tutto quello che vogliono. In più un paese fantastico e per noi è molto buono che Livigno negli ultimi anni soprattutto si sono dati tanto da fare, avere la pista presto. L'unico posto che c'è al momento che hanno sparato quest'anno la neve, avere una pista così a Livigno, e secondo me basta guardarsi quanta gente gira su sto anello, un vero complimento a loro. Grazie mille e ti aspettiamo in pista. Grazie a voi, ciao, grazie.